Ogni tanto pensava al suo nome, Andrea. Il mio nome sono io, pensava. Sono è la prima persona singolare del presente indicativo del verbo essere, ma è anche la terza persona plurale. E io è una parola ambigua, dentro si nascondono in tanti. Se si nascondono bene è difficile trovarli. A me mi ha colpito il fatto che sono, non ci avevo mai pensato, che sono è sia singolare che plurale e indica la stessa cosa, ed è una cosa fantastica, perché in qualche modo è come se la lingua avesse una saggezza che i nostri schemi mentali tendono ma sai che dici a nascondere. Vero? La lingua ha una saggezza e siamo noi che dimentichiamo, vedi, appunto, avendo, no, facendoci degli schemi, guarda lì, pensando di voler dire qualcosa è come avere un'opinione e comunicarla. Non sarebbe meglio che in realtà andassimo a cercare l'idea che poi ci forma l'opinione? Certo. In genere c'è qualche, non so se lo riesco a dire bene, ma uno scollegamento fra il pensiero e la parola. Cioè uno pensa, penso e devo trovare la parola giusta per dire quello che penso. In realtà, e quando scrivi, anche quando si legge, ma quando scrivi te ne accorgi, molto spesso, anzi quasi sempre, nei momenti di scelta difficile, è la parola che scrivi, la parola che dice che ti chiarisce quello che pensi. Mi sto spiegando. Ecco certo. Perché dici che ha una forza, un valore, come l'hai detto, la lingua ha? Una saggezza, una conoscenza. Una saggezza che tu non hai. E la lingua vuol dire proprio, anche questo te lo dice il teatro, la parola detta a voce alta, la parola pronunciata, perché se te la ripeti in testa molto spesso non ti accorgi che è un brutto pensiero, non ti accorgi che è cacofonico, non ti accorgi che non è esattamente quello che vuoi dire. Quando invece la pronunci e la fai volare e la passi a un altro, mentre la passi a un altro e vedi come l'altro la riceve, ti accorgi se è esattamente quello che volevi dire, allora procedi per piccoli cambiamenti. Non so se mi sto spiegando, ma questo è il mio modo di scrivere.